Padiglione è stato suddiviso in tre sezioni. Il filo conduttore che li lega è il bene comune. Nella prima sezione pensare i beni comuni, una riflessione su che cosa significa oggi parlare di beni comuni. Nella seconda sezione incontrare i beni comuni, 20 progetti originali, 20 progetti realizzati da parte di giovani studi, 20 possibili declinazioni del concetto di bene comune. Nella terza sezione agire il bene comune, 5 progetti originali di dispositivi che saranno donati a 5 associazioni. La nostra interpretazione dell'idea di fronte è stata un po' una ricognizione e un'indagine sul mondo delle periferie e dei contesti di marginalità e degrado di questo paese. Diciamo che questa scelta non è una scelta dettata dall'agenda di Ravenna, ma è anche il portato di una esperienza e di un'attività professionale che il nostro studio svolge ormai da più di 20 anni, sia in Italia che all'estero, proprio in questi luoghi di marginalità. In questi mesi abbiamo da una parte indagato il tema anche con la collaborazione di un comitato di indirizzo che ci ha aiutato a mettere a fuoco gli elementi portanti non tanto della mostra quanto della modalità di selezione dei progetti. In seconda battuta abbiamo cercato di trovare una strategia che potesse essere funzionale ad avviare e attivare dei percorsi e dei processi di rigenerazione urbana. La risposta che ci siamo dati e che abbiamo portato in mostra è questa ricognizione sull'architettura dei beni comuni. Cioè, quindi la tesi è che una architettura costruita e pensata proprio per favorire lo sviluppo, la tutela e la condivisione dei beni comuni possa essere una forte risposta ai bisogni delle comunità. Nella sezione 2, sezione incontrare i beni comuni, abbiamo con il comitato di indirizzo che abbiamo costituito ed è formato da 13 personalità che vengono da ambiti e formazioni diverse, abbiamo individuato 10 possibili declinazioni del concetto di beni comuni e per ognuno di essi abbiamo portato in mostra 2 progetti, 2 buone pratiche. Sono quindi 20 progetti, sono in prevalenza sono realizzati tutti da architetti italiani o da gruppi in cui sono presenti architetti italiani, 16 progetti realizzati in Italia, 4 progetti realizzati all'estero. Ci sono progetti low budget, progetti più strutturati da un punto di vista delle risorse, ma il tema è sempre raccontare come l'architettura può fare la differenza e come si possono non solamente raccontare progetti di architettura, ma anche raccontare storie. La sezione Agire si occupa di 5 progetti concreti. La nostra volontà curatoriale è stata quella di portare in mostra 5 azioni che avessero un radicamento forte sul tema sociale, per cui abbiamo pensato di coinvolgere 5 grandi associazioni italiane che lavorano in settori diversi e abbiamo voluto coinvolgerle dentro questo progetto perché riteniamo che sia importante che l'architettura torni ad essere un servizio. Abbiamo coinvolto le 5 associazioni, abbiamo coinvolto 5 giovani progettisti e li abbiamo fatti lavorare assieme per uno scopo comune, che era quello di progettare delle piccole architetture mobili, dei dispositivi che potessero essere da supporto all'attività che le 5 associazioni fanno già nelle periferie. È un progetto esecutivo perché lo scopo è quello di realizzarlo e di renderlo operativo a fine biennale. A tale scopo abbiamo attivato un crowdfunding civico che durante i 6 mesi di biennale permetterà di raccogliere i 360.000 euro che serviranno per realizzare
i cinque dispositivi che poi diventeranno gli elementi che porteranno la Biennale fuori dal padiglione Italia. Noi crediamo in una figura di architetto che è a servizio di processi di trasformazione sociale. È una figura molto politica, perché le nostre scelte condizionano il nostro stare insieme, perché in qualche modo l'architettura ci riguarda tutti. Questo è anche un po' il motivo di una scelta molto particolare sulla comunicazione che abbiamo fatto in Biennale, che è un padiglione molto pop. Abbiamo usato strumenti che normalmente non vengono usati nella comunicazione dell'architettura, perché crediamo che sia importante lanciare un messaggio di apertura verso il mondo ampio. Il padiglione è costruito tutto sull'idea di low cost, di riciclo, di riuso. Questo si vede in maniera molto evidente fin dall'ingresso, dove i due grandi pannelli di cartongesso sono stati riutilizzati, erano pannelli realizzati nella precedente esposizione, la Biennale 2015, mantenuti e riusati per il nostro allestimento. Da qui si passa nella sezione 2, dove una grande casa comune costruita in legno accoglie i 20 progetti. E questa, come le 5 case, i 5 alias che troviamo nella sezione 3 Agire, dentro le quali in ognuna c'è un progetto originale, sono tutte realizzate con pannelli di legno, pannelli XLAM, con cui era stato costruito il padiglione dell'Irlanda all'Expo. Il padiglione Italia è uno dei padiglioni più grandi, anzi è il padiglione più grande di tutta la Biennale, sono circa 1900 metri quadrati. Abbiamo voluto invece inserire degli elementi molto, molto chiari, all'interno dei quali risettare la superficie del padiglione, quindi un progetto che anziché cadere nell'horror vacui, abbiamo cercato forse un padiglione all'insegna dell'amor vacui.